Come la messa del Piero, come la messa del Piero. Mamma! Mamma! Mamma, sono in TV! Dillo alla nonna, dillo alla nonna, dillo a tutti. Oh, qua cosa avete fatto? Geniaci! Avete modificato un bel mappone, bello grande, grande, grande. Con poche risorse di oro varie ed eventuali, distese enormi e tanta boscaglia nel mezzo? Ho capito, amici. È il momento di velocizzare il replay. Benvenuti a tutti. Red, sì, giusto, rispondiamo a Red. Red, il torneo si terrà, lo ridico, scusatemi voi amici di Twitch, il torneo si terrà probabilmente nella seconda settimana di ottobre. State tonni! Perché vi darò altre informazioni in live prossimo lunedì. Io ho pensato che i borgognoni fossero esageratamente sgravi. Sì. E andiamo avanti. Mi dispiace non avere il layout, quello a cui siamo abituati, ma come ho detto, ho qualche piccolo problemino con OBS e non riesco bene a comprendere il tutto. Fingolfin! Figlio di Gloin! No, figlio di Finrod. Tu mi hai anche scritto chi sei. Tu sei Light, tu sei l'azzurrino, vero? Io in questa mappa mi ero preparato per una strategia. Poi la maggior parte della gente ha messo le civ casuali, quindi mi sono trovato i teutoni. Lucky sana fa bitch. Lucky sana fa bitch. Tu sei l'azzurrino, no, Fingolfin? Se non vado errato. I'm going to Paladin. Oh, la Madusca. No, gatto, io ti banno. Io ragazzi, banno gatto. Datemi pochi secondi e per ma banno il gatto. Non risponderò neanche, gatto. Non risponderò neanche. Ah sì, tutti i venerdì, qui sul canale, la puntante del Anelli del Potere. E non date retta a quello che dice il gatto. Giusto. Allora, calma, ferma un secondo. Sempre nell'ottica del come io gestisco un attimino il tutto e di come mi piace anche fare il mio lavoro vero, ok? Più che altro che invece che puntare la mano su Red, cosa stai facendo? Tu, capra, disonore a te, disonore alla tua mucca, eccetera, eccetera. Più che altro mi verrebbe da pensare, se io fossi Fingolfin, figlio di Finrod, qua che cosa farei qui e là? Questa è la. Sì, questa è foresta nera maxata 8.3 pezzata. Cosa farei? Probabilmente andrei a maxarmi in tutti i modi possibili e immaginabili. Per me, maxarmi vuol dire arrivo in età imperiale, dritto per dritto, una bella macro da 110 abitanti del villaggio. Poche mura, poche difese, sistemo molto bene il mercato, osservo abbastanza bene le risorse che ho a disposizione, vedo che le risorse dal punto di vista di oro sono molto limitate, per cui andrei un attimino a vedere anche le reliquie, vedo che praticamente ce n'è una a cranio. Vedete di come guardo la situazione? No? Dopodiché inizierei. Probabilmente la mappa si chiama Mickey. Ah, ho capito. È Mickey Mouse. Dopodiché, non sapendo cosa stanno facendo gli altri, l'unica opzione che hai sarebbe quella di, come il buon Fatto Slob insegna, attenzione, così insegna Fatto Slob nella sua foresta nera. Mettete torri o se no avamposti, in modo tale che avete un'idea bella precisa di
dove il vostro avversario un prima o poi arriverà a scavare. Un prima o poi arriverà a scavare con arieti e mangani, ok? Dopodiché, come dice Gatto, giusto, muri. No muri qui, ma muri, doppi muri su parti di verde che non gestisco, ok? Quindi, che ne so, mi prendo questa parte da prendere il legname, ma questa parte quindi la metto di muri, quindi avamposto, guardo lontano, e poi una bella cinta di muri, in modo tale da essere bello tranquillo. Altra questione, probabilmente, se fossi in Fingolfin, gli direi, amici, scusatemi, ok, molto bene, quando noi entriamo e buchiamo, poi lì ci sarà il Devastus, per piacere, apriamo solamente un pertugio? E soprattutto, quando apriamo un pertugio, lo apriamo velocemente e colpiamo duro, come un martello che colpisce l'incudine. Non puoi andarci morbido. Se tu dai tempo al tuo avversario di sapere che hai bucato lì, che stai arrivando lì, arriveranno forse anche i suoi compagni. E quando un piccolo buco si trasforma in un 3 versus 3, non ce n'è. Non ce n'è. O buchi più parti, quindi ognuno buca la sua, oppure un solo buco ed è un fottuto imbuto. Un solo buco è un fottuto imbuco. Poesie, sossommo, tengo la lore in testa. Chi becca la cheat si becca un bravo. Fingolfin, spiegami questo. Molto interessante. Non fatelo mai a casa, bimbi, non fatelo mai. Per piacere, non fatelo. Avrei puntato a fare... Questo era il primo. No, questo forse era il primo. No, questo era il primo. Uno qui, uno dietro, eccetera, eccetera. Ok, a parte questo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Madonna, siete uno sterminio oggi pomeriggio. Benvenuti ad Odos, quantis amicis. E sì, dopodiché bisogna pensare all'aspetto militare. Ed ecco qui, abbiamo tutto il tempo del mondo. Quindi, scusatemi, mi metto, abbiamo tutto il tempo del game. Vedete, calzetti. E pensiamo, che unità militari facciamo? Ho solo una reliquia. Abbiamo pochissime risorse. Guardate quante risorse di oro hanno a disposizione relativamente vicino, ok? 5 risorse qui, 4 qui, 3 qui. Basta, è finita ragazzi, è finita. Bene, una volta che è finita, che fate? Avete una sola reliquia che vi genera, per cui il concetto è: la vostra civiltà, su che cosa punta? Qual è l'unità militare nella quale date il meglio per meglio? Qual è? Eh beh, bisogna scoprirlo. Qual è? Allora, qui cosa abbiamo sul livello? I giapponesi. Molto forti nella fanteria. Correggetemi sempre se sbaglio, ragazzi. Abbiamo Fingolfin, che è già andato all'età imperiale? Sì, è già all'età imperiale. Ottimale, che sta utilizzando i teutoni. Very, 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 very strong. Per cui qua... Forse... Sicuramente cavaliere teutonico importantissimo. Cos'è sto muro? Va bene, lasciamo stare. Eccetera. Eviterei di fare castelli. Cioè, nel senso, sì, fatelo il castello, ok? Non voglio dire di non farlo, ma non avete tante risorse di pietra? Occhio, dove li mettete sti castelli? Occhio, sempre all'occhio, ragazzi. Mi piace il fatto che questi due castelli siano abbastanza vicini. Mi piace che non siano a ridosso della
cavolo di foresta per cui arriva un trabucco e te lo butta giù. Mi piace che siano un po' lontani dal muro in modo tale che se lui sfonda e arriva comunque, diciamo, devi comunque avvicinarsi abbastanza al muro, quindi io posso colpirlo magari con una, con della cavalleria. Mi piace, ottimo, va bene. Occhio, occhio a dove li fate, quando li fate, perché arriverà il momento del game. È il momento del game nella quale vi serviranno i castelli. Sarà quando qualcuno aprirà un pertugio, quando qualcuno vorrà attaccare, quando dovrete fare. Ipotizziamo che il pertugio viene aperto qui. Oh, apriamo qua il pertugio. Immaginatevi il verde che deve farsi i giri dell'oca. Az. A parere mio non impari molto a giocare in ste map dove sei costretto a chiuderti perché te la devi prendere. Ma la calma è importante, Bezel, per i player. Calma, ragionare, stare, mettersi un attimino in panciolla così, ok? È importante. Non così tanto, ovviamente. Chiaramente questa è una mappa fatta per fare enormi massacrumi, poco ma sicuro, ma è importante. Non possiamo subito accelerare le questioni. Ecco, piuttosto che giocare una mappa così, posso darti retta, ok? Prossima volta puntato ad un tunnel per un tunnel dell'Amazzonia. No? Tunnel. Almeno avete subito un punto di incontro. Magari iniziate subito a scazzottarvi. Ma scusatemi, Stoneplan è un geometra. È un geometra vero, però. Perché li ha fatti. Se potessi contare i quadratini, direi che sono precisi, 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 precisi. Ma. La. Vabbè, lo ricrei. Semplice, lo ricrei. Easy. Scusatemi, una domanda, guys. Una domanda. Qua c'è un pertugio? Qua. Sì, c'è un pertugio. Ok, ok. Fingolfin, se non avevi messo sto cavolo di pertugio, io venivo da te, non so dove abiti, ma credimi, non te la saresti passata tanto bene. È una precisione chirurgica, ok? È perché qua sembra che non ci sia spazio. Ma mi stavo sbagliando io, sono i miei occhi da elfo che hanno visto una cazzata. Scusatemi, scusatemi, scusatemi. Stoppers è l'allievo prediletto di Fat Slob. Sbaglio? Sto sbagliando? Ho sbagliato. Perché, insomma, è preciso, è chirurgico, è metodico. Bello, mi piace. Mi piace tantissimo. Vedo che stai continuando a fare le stesse cose. Una sola precisazione, Fingolfin. Vatti a guardare un video di Spirit of the Law, ok? Spirit of the Law è stato molto chiaro sulla distanza della copertura dei vari mulini verso i centri città e quanti spazi per via delle tempistiche di raccolta degli abitanti del villaggio, ok? Mettere un coso qui non è servito a molto, soprattutto per questo campo, ok? La distanza giusta è questo campo, campo, campo. Vediamo cosa fa. Paladini. Paladini come se piovessero. Bellissime anche queste scie, mi piacciono un botto. Sì, Spirit è un... mi fa paura ogni tanto perché lui ha creato su Age. Lui lo sa meglio degli sviluppatori. Lui lo sa meglio degli sviluppatori. E l'ha espresso e lo esprime bene. Anche se facesse... mi piace. Mi piace. È figo.
è figo. Spero che si dedichi anche ad altri videogiochi e non solo ad Age. Perché se inizi a conoscere un videogioco così tanto come Age, potresti farlo anche per altri titoli e potresti essere davvero il main. Come Spirit of the Law non c'è nessuno. Davvero non c'è nessuno. Non ne ho mai visto nessuno come lui. Io cerco di avvicinarmi ogni tanto, ma credimi, quando vedo quanto lui è andato a fondo, io mi blocco prima. Ve lo dico subito. Wow. Non credo abbia una vita. Non è che non credo abbia una vita. Più che altro, sì, ce l'avrà una vita. Con le visualizzazioni che fa, avrà anche un introito importante nel suo portafoglio, ok? Per cui, obiettivamente, come dico molto spesso, se lo fai con gusto, no? Ti arrivano anche dei soldini. Non è che non hai una vita, ma se inizi a conoscere il gioco e fai molichella, e lui è dentro, all'interno delle statistiche di Age ormai da anni, alla fine i video per lui non sono questione di 10 giorni lavorativi, sono questioni di pochi giorni lavorativi. Ok? Più video fai, più sai come raccontarle. Inoltre dubito che lui se li editi da solo. ...89, 90, 106, 105, 89, 59. Va bene, dai ragazzi. Stiamo andando avanti ad una velocità da posillipo, davvero. Mi chiedo e mi domando quando arrivano i mangani. Nessuno li sta facendo. 14. Questo è un onagro. Un onagro, attenzione. Sono dubbioso. Nessuno vuole iniziare a fare questo game. Nessuno vuole iniziare perché sa che se iniziano poi è il Devastrus. Bello, cavolo, Stopless è davvero metodicissimo. Guardate come sembra, ma una roba meravigliosa. Le sue città sono piccole opere d'arte. Piccole opere d'arte. Non scherza neanche il nostro amico Fingolfin, qui. Non sta scherzando in nulla. Le risorse di oro stanno già iniziando a terminare? Sì, amici, iniziano a terminare. Per cui, dopo, vedremo tantissime trash unit. Tantissime. Vedo grandi potenziamenti da parte del nostro amico Fingolfin. Che per ora utilizza solamente paladini. Ma guardate quanto cibo e quanta legna sta ammassando. Una roba apostrofilica. Deguassonica quasi. Guardate che mi ha ascoltato. Guardate che mi hanno ascoltato. Attenzione, questo è il punto d'incontro più veloce. Non credo che però vedremo qua il combattimento, perché appena inizieranno a vedersi inizieranno a mettersi torri, inizieranno a mettersi castelli, ed ecco perché ho detto state attenti a quanti castelli mettete in giro per il vostro mondo. E poi tutti si inizieranno ad ammassare. Attenzione, chimica e carro da guerra elite per il nostro amico coreano. Carretto da guerra coreano. Adesso vediamo lo sdruma. Voglio vedere lo sdruma. Fammi vedere lo sdruma. Cavolo, ma avete dei problemi? Ma siete tutti geometri in sto cavolo di gruppo? Non lo so, ragazzi, guardate questo.
Guardate questo. Guardate che organizzazione seriale che non hanno. Attenzione, però il blu ha fregato una reliquia a qualcuno. A chi l'ha fregata la reliquia? A Fingolfin? Eh sì. Villetta schiera, ma fatte con ottica e intelligenza, gatto. No, il verde cosa sta facendo? Ragazzi, è paradisiaco. Aspettate un secondo, mi metto. Per le reliquie... voi non leggete, YouTube, queste non le legge. Per le reliquie c'eravamo addirittura messi d'accordo. Immagino che per messi d'accordo significava ognuno se ne ciucciasse una. A quanto sembra... ti hanno fregato! Meraviglioso. No, ecco, devo essere sincero, dal verde non mi aspettavo questo twist di mura. Non me lo aspettavo. Il verde è meraviglioso. È meraviglioso. Perché penso che sia meraviglioso? Perché proteggere i carretti dei mercanti dall'altra parte, proteggere le case che puoi aver fatto dall'altra parte, i centri città che puoi aver fatto dall'altra parte, è geniale. È geniale. Non ti aiuterà a vincere, ma potrebbe aiutarti in un secondo, terzo momento nella quale magari senti odore di feci nell'aria. Grande muro per proteggere i carretti. Sì, infatti, gatto, visto? L'abbiamo pensato insieme. Ed è per questo che ritengo che sia geniale. Cioè, una roba così, nella mia mente, a parte che un game del genere io non lo farei mai, piuttosto vi offro la cena. Offro la cena a tutti quelli che sono in chat adesso. Credetemi, mi rompe meno le scatole dare da mangiare una pizza con birra a 12 persone in live, piuttosto che farmi fare un game del genere che può durare 2 ore. È una roba terrificante. Non mi piacciono. Pizza e birra, eh? C'è sapienza in questo uomo, in questo piccolo, grande uomo. Ah, eccole qua le torri. Attenzione, il verde chiede ready. La mossa del quadrupede zoppo. Come pensi di bucare? Ready cosa? Cosa vuoi fare? Laboratorio d'assedio da parte del nostro amico. Torri da parte del nostro amico. Ti metti due... sì, esatto. Onagro. Sviluppo del campione. I'm making onagres. Ragazzi, se mi fate venire fuori un grumo di 20 onagri, io offro la birra a tutti in chat in questo preciso momento. Offro la birra a tutti, perché sarà belli... bellissimo. Sarà bellissimo, sarà il Devastus. Minchioni, però questi sono tanti. Merchiolle, anche questi, sono truppe cheap, ma sono tante. Vai. Ma, scusami, Fingolfin, tu non hai la possibilità di fare... il blu caracao. Ah, ecco, era Lollo che diceva ste stronzate. No, niente, non mi avete fatto eccitare più di tanto. Non mi avete fatto eccitare, ragazzi. Se erano 10, credetemi, arate tutto. Qua ne avete troppo pochi. Non si sono accorti di niente? Non si sono accorti? Ma scusatemi,
Ci sono i verdi e i blu, gli azzurrini. Ma il blu dove sta? Aperto! È stato aperto il pertugio! È stato aperto il trangugio! È stato aperto il fambugio! È stato aperto! È stato aperto! È stato aperto! Aprite, 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 aprite! Cosa stai aspettando? Cosa state aspettando? Entrate. Guarda, è completamente perso. Completamente perso. Completamente andato. Non si sta accorgendo di niente. Il viola il viola è in bagno. Sì, esatto. La domanda è proprio questa. Il viola si muove. Pochettino, si muove. Se fossi furbo, ragazzi, adesso io qua aprirei un altro pertugio. Attaccherei a mia volta. E invece no. Ecco perché ho detto bisogna preparare onagri. Bisogna preparare valanghe di onagri. Bisogna preparare mastodontici muri di onagri. Guarda qua adesso che danno. Guarda qua che danno. Massacrume? Beh, questa falegnameria rompeva le scatole. Dai, andate avanti. Vai avanti, vieni qua, Fingolfin. Metti qua un altro muro. Inizia a prendere posizione. Non è vero, non prendono posizione. No, guarda che ti stanno mazzucchiando. Vi stanno mazzucchiando. Non è buono. Dove sono i trabucchi? Sono qui i trabucchi. Che domande. Cioè, state preparando. Sì, l'idea era buona, ma mancano gli onagri, manca un passaggio più importante, mancano le unità d'assedio che ti permetterebbero poi di aprire. Perché non puoi non pensare che non ci siano muri, centri città e castelli che rompano i maroni. Non puoi non pensarlo. E soprattutto, sai che dall'altra parte, se tu hai un esercito così grande, anche il tuo avversario ce l'ha. L'unica opzione per far fuori un esercito così grande, composto da 3 persone, sono i mangani. Sono gli onagri. Non ce n'è altre. Ma perché adesso capirete c'è tutta questa calma? Ha fatto una buona prevenzione il viola. Sì. Fammi vedere la calma, fammi vedere di tutta sta calma, fammi vedere che cosa vuoi fare. Fammi vedere cosa vuoi organizzare. Vai, Fingolfin. Vai. Guarda, se l'avete pensata davvero così, siete dei geni. Ma non vedo barlumi di intelligenza e di attacco da parte del blu. Se fosse così avrebbe già iniziato a scavare. Non prendermi in giro, dai. Dai, Fingolfin, non dirmi bugie. Non dirmi bugie. Ragazzi, sento cavalli nitrire. Vedo gente scomparire. Vedo proprio la terra tinta di rosso. I soi arrivati. Dai. Ma era pensata, era premeditata, Fingolfin. Se fosse premeditata, giuro, non ho capito niente. Mi dispiace. Non è vero. Guardalo, blu, go! Parte! Non è sufficiente, queste truppe non sono sufficienti, non ha armi d'assedio, non è pungente, non è lungimirante. E si è già ritirato.
Avanti, avanti, devi andare 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 tanto avanti. Devi muoverti, amico mio blu. Qua i rossi hanno già iniziato a dire toc toc, siamo gli elefanti, c'è qualcuno in casa. Ai ai, iniziano ad aprire, allargare un attimino la brasaola. Dovete muovervi. Dovete... Avete dei problemi seri. Tutti i player di questo game hanno dei... Ecco, questa è una base come si comanda. Un po' alla Carlona, un po' alla butta male. E che cavolo. Tutti troppo precisi. Tornano indietro. Stanno tornando indietro. Momento un attimino per ragguazzarsi le idee. Il blu è entrato. Poche unità d'assedio, ribadisco. Avanti, avanti. Qual è la vostra mossa? Qual è la vostra mossa? Qual è la vostra mossa? Lasciare tutto in mano al blu? Beh, un uomo che, come vedete, butta giù i suoi stessi uomini con i suoi stessi onagri d'assedio. Io gli consegnerei tranquillamente il mio cuore in mano, ancora pulsante, eh? Non ci sono! Dai, blu, finora ti abbiamo solo insultato. È il momento... Questo sta ancora costruendo muri. È il momento di dire la tua, è il momento di dire la tua, è il momento di far un attimino sentire la presenza. Presenza che adesso ti farà più sentire lui con ovviamente gli i fantastici. In due. Sono dubbioso, molto dubbioso, incredibilmente dubbioso, molto timoroso. Ok, qua state tenendo. Qualcuno può dargli dare una mano al blu? Che lo vedo in un impasse dovuto a fiori allucinogeni. Vai, vai, vai. Dimmi che fai, dimmi che fai la strage, 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 dimmi che fai la strage. Ditemi che fate la strage. Ah! Beh. Pochina. E blu? Vai. Bello lì. Come un usignolo. E giù la prima torre. Il castello. Fingolfin, dagli una mano. No, Fingolfin sta tenendo botta qui. Luca, non può andare. Attenzione, le truppe di Fingolfin. Grandissime. In grande spolvero. Mamma mia. Belli gli alabardieri, belli gli alabardieri. Carne da macello fantastica. Quelli sono davvero unità che, messe là, danno il loro. Il giallo non sta facendo niente, il giallo è completamente in un impasse. Vi ho detto, si è fumato qualche fioretto allucinogeno. Non ha fatto niente. Il rosso e il viola, dopodiché, non hanno fatto niente per dargli una mano. Avanti, non bloccarti, che qua ci sono castelli, centro città. Guarda che un prima o poi qualcuno farà un comeback.
Vai. No, colpire questo, non serve un cacchio questo. Amico blu, Nico, non farlo, Nico, ti prego, non farlo. Non serve una fonciazza di una niente di un giuggiolo. Non c'è, non è niente. Non serve. Non. Niente. Vai, Fingolfin. Vai, Fingolfin. Nico-chan. Non farlo. Dai job, Nico-chan. Dai job. Vai, spingi. Spingi come un trattore. Spingi come un Landini. Vai. È bella lì, che bellezza, che meraviglia, che traguardi, che infausta bellezza. Il blu sta facendo aia, non farlo, non mi sembri esattamente sveglio. Oh, ok, non l'ha fatto. Dai, colpisci. Colpisci! Che trabocchi andranno giù! Va bene. Sono riusciti. Vai, dai anche tu, piccolo uomo pixel art. Dagli anche tu il piccolo tuo contributo. Meraviglioso. Assolutissimamente disastroso. Loro non hanno il muro del verde che li protegge. Ed è qui che le strategie vincenti si vedono. Vai, continuate ad andare, continuate a pushare, continuate a spingere, vai avanti. Dove sono i trabucchi? Avete rilasciato un po' di... Guardate il povero Gold del nostro povero Fingolfin, non ne ha. E quest'altro ne ha 15.300? A preco? Grandissimo figlio di giuggiola incanarita. Comunque è il rosso quello in più in difficoltà, incredibilmente. Il rosso, quello che è in mezzo, quello che ha fatto meno di tutti, è in difficoltà. Una macro del genere. Ci siamo? Avanti, abbiamo bisogno di tutta la potenza. Di tutta la potenza di cui disponiamo. Perché qua c'è un castello. Servono arieti comunque, guys. O arieti o mangari. O onagri, scusatemi. Ma gli onagri in questo miasma di caos, gestirli... Grandissimi, bella azione Fingolfin insieme al tuo amico Verdolino con questa strategia del lungo muro. Mi piace. Il viola ha dato il GG, il giallo ha dato il GG, best player il verde, geniale. Secondo best player Fingolfin. Terzo player incredibile, abbiamo il blu. Per il rosso, best player ever, che probabilmente è in bagno. Cioè è in bagno il rosso, perché
Altrimenti non ti spieghi di questo. Ah, scusate. No, c'ho la nonna che c'ha il pannolone. Arrivo, eh. Ok. Ah, terrificante. Il rosso è andato. Oh, chi sto chiamando? No, i carabinieri. Oh, che chiami, carabinieri? Sei impazzito. Il rosso, come vedete, è bello che è, il bello che è andato. E non ci sta, non si è neanche sforzato. Non ha fatto. Il lupo. Ah, ma questo è sul giallo. Beh, si starà facendo una scorpacciata incredibile sto lupo. Cioè, questo abitante del villaggio è resistentissimo. Quanti abitanti del villaggio si scorpaccia quest'uomo? I lupi, si sa, devi stare attento. Immaginati se poi va questo, vai questo, vai questo, vai questo. Si fa tutto il gruppo, eccetera, eccetera. Non fa male, Rocky, non fa male. Colpisci. Attacca la pera. Guarda. Comunque l'abitante del villaggio è resistentissimo, eh. Guardalo. A torso nudo nella neve. Io già con questo tempo che c'è stato, ho già il naso che cola. Per dire. Il lupo dà una mano, poco ma sicuro. Boh, dai ragazzi. GG. È stato bello. Il rosso, come vedete, probabilmente è... Ho fatto uno screen. Chiusi? Non posso vedere le stat? Gioco, per piacere, vorrei vedere le stat. Niente. E va. Continua il lupo. E basta. Ah no! Attaccano? Come attaccano? No, attaccano in automatico. Ah, sì. Sì. Sta attaccando in automatico perché non sta facendo niente. Boh, ragazzi. GG, è stato bello. Grazie mille, Fingolfin, di questo game. È stato molto, molto, molto divertente. Secondo me con un'altra ottica di tempismo sarebbe stato davvero 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 eccelso. Grazie mille di avercelo, di avermelo portato e fatto vedere. E per tutti gli altri vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo lunedì prossimo con degli aggiornamenti sul torneo di Age of Empires, sugli aggiornamenti del torneo di Wololo. Mi raccomando, il lunedì alle 4:30 giornata qui su Twitch di Age, dedicata a Age. Non mancate. Un saluto a tutti, ciao ciao, bacioni. Adesso andiamo a bere la birra che vi ho offerto prima.